il punto di prospettiva che assumi nel guardare le cose cambierà tantissimo quelli che sono i tuoi risultati. Quest'oggi in questo video ti voglio parlare di concorrenza e di quanto importante è e sarà la concorrenza nella tua crescita personale, nello sviluppo dei tuoi business, nello sviluppo delle tue attività, nello sviluppo dei tuoi risultati. Sai, là fuori a volte sento delle persone che mi dicono: ma sai, ma io sono in gamba, sono forte, sono il migliore, non esiste concorrenza. La verità è che quelli veramente forti, quelli che veramente sono sulla cresta dell'onda, riconoscono perfettamente quanto importante è avere dei concorrenti. Posso garantire che ho fatto dei momenti nella mia vita, ho passato dei momenti della mia vita dove dicevo: ma sì, ma la concorrenza di qua, la concorrenza di là, io sono in gamba, sono forte, sono figo, sono bello. Non sono stati momenti di crescita maggiore. I momenti di crescita maggiore sono stati quando io ho riconosciuto quanto la concorrenza fosse importante per me. La concorrenza è una cosa positiva per te. Perché? Perché ti tira fuori la creatività. Nel momento in cui tu senti che c'è qualcuno che ti può dare del filo da torcere, che ti fa sentire che non sei solo, non sei unico, c'è qualcuno che sta facendo meglio di te, sta facendo i risultati, è positivo, ti tiene vivo, ti tiene nel gioco, ti tiene accesa la parte più importante per me, per un imprenditore, ovvero la parte del cervello creativo, la capacità di continuare a creare e produrre idee su idee su idee su idee su idee, che è la cosa più importante per un business, che è la cosa più importante per un'attività. Quindi il fatto che tu abbia della concorrenza è estremamente positivo. Sii grato per poter avere della concorrenza. Un'altra cosa per la quale la concorrenza ti tornerà molto utile e farti rendere conto che tante cose che tu non credi possibili in realtà lo sono, in realtà ti vanno a sbloccare. Vedere che qualcun altro lo fa ti va a sbloccare nella tua testa limiti e credenze. Per questo, un'altra volta, è positivo il fatto che tu abbia persone in gamba nel settore che tu possa riconoscere come persone di valore, perché se sono persone che stanno facendo risultati, sono persone di valore nella tua industria. Là fuori ci sono tante persone che ad un certo punto vengono scacciate fuori dal mercato, vengono letteralmente prese a calci nel culo dal mercato. Perché? Perché non sono in grado di tenere un profilo umile, di rimanere umili, di riconoscere di non essere i migliori. E questo ego li caccerà fuori dal mercato perché li renderà inabili all'essere umili, inabili all'imparare dagli altri. Ma quanto è importante il fatto che qualcun altro faccia un qualcosa di differente da te e tu da qualcun altro possa imparare un qualcosa e metterlo in pratica e inserirlo nel tuo business. Sai che cosa faccio? Ho switchato il modo con cui guardo gli altri. Adesso se c'è qualcuno che fa qualcosa di differente, di figo, di interessante, di attraente nel mondo del business, nel mio settore, io me lo annoto e lo aggiungo alla mia attività, e lo aggiungo al mio business, e lo aggiungo al mio fare quotidiano, e lo aggiungo alle mie strategie. Al posto di prendere e al posto di dire: ma sì, dai, ma intanto sarà fallimentare, ma sì, ma cosa pensa di fare questa persona? No! Lo prendo e lo aggiungo, me lo vado ad aggiungere alle mie strategie, provo ad implementarlo, lo testo. È così che devi imparare a guardare quella che è la tua concorrenza. Prendi il buono da tutti. Se pensi che certe persone magari professino nel tuo business, nell'attività simile alle tue, in maniera sbagliata, fantastico, ma se fanno un qualcosa di buono, prendilo, inseriscilo nel tuo mondo, inseriscilo nella tua attività, sfruttalo a tuo favore. Be smart, perché nuovamente sicuramente qualcuno che ti può tenere testa ce l'hai. Molto probabilmente non sei la Apple, non sei una delle grandi, le più grandi aziende del mondo, e anche loro hanno competizione, quindi hai tanto da imparare da altri professionisti nel tuo stesso settore. Guardala con fare positivo, perché voglio renderti elitaria te che ascolti i miei contenuti, perché la maggior parte delle persone fa l'esatto opposto. La maggior parte si farà schiacciare dal proprio ego, la maggior parte si farà schiacciare dalla propria assenza di umiltà. Ecco perché dico sempre: non è poi così difficile battere la concorrenza, perché una delle strategie più grandi che tu possa andare ad adottare per battere la tua concorrenza è quella di rimanere nel gioco. La maggior parte della gente non è in grado, degli imprenditori, dei business owner, di chi inizia a fare business online, non è in grado di rimanere nel business a lungo, non è in grado di rimanere nel gioco a giocare la partita a lungo, non è in grado di tenersi vivo a lungo. Questo è un ottimo modo per tenersi vivi. Sentire che c'è qualcuno che ti dà del filo da torcere è importante. Ho imparato a utilizzare questa cosa qua e a quel punto il mio business è cambiato. Guardo gli altri, i miei concorrenti, anche se io penso di essere uno dei migliori dell'industria,
allo stesso tempo so che c'è qualcuno che mi può fare un culo quadrato, che ne sa molto di più di me, che ha molta più esperienza, guadagna molti più soldi, ha migliori strategie. Cerco di osservare ed inserire all'interno del mio business. Quindi se vuoi avere successo nella vita, nel business, se vuoi esplodere le tue attività, impara a guardare la concorrenza nel modo corretto.